Un'estate difficile per imprenditori ed esercenti a Palermo in Sicilia. Sono stati numerosi blackout elettrici a creare notevoli disagi, anche economici, alle aziende dell'isola. Una situazione che si ripete già da parecchio tempo con l'arrivo delle giornate più calde e che Confcommercio ha più volte sottolineato. Adesso la Confederazione ha avviato un'azione di risarcimento danni a tutela dei propri iscritti. La Sicilia è la prima regione per blackout e non solo. I blackout non li subiamo soltanto quando c'è caldo, ma li subiamo tutto l'anno, anche d'inverno, non solo blackout non previsti, non avvisati, ma anche sbalzi continui di tensione che creano danni alle apparecchiature, perdita di dati che per le aziende sono un fatto gravissimo e inerzia per ore e ore, addirittura per giorni, del nostro personale dipendente. Ecco che abbiamo deciso di dire basta, basta chiedendo un risarcimento, affidandoci a uno studio legale, l'avvocato Palmigiano e Associati, per richiedere i danni. Già l'Enel ha risposto tergiversando in maniera lapalissiana, ha detto che si tratta soltanto dell'emergenza caldo, ma di fatto l'emergenza è un'emergenza infrastrutturale. Da anni tengono la Sicilia a livello di terzo mondo. Non sappiamo se chi deve vigilare affinché anche le risorse impegnate ed erogate abbiano trovato il giusto sbocco e quindi sono state investite. Fatto sta che la situazione è quella che stiamo subendo, soprattutto non solo i cittadini, ma anche e soprattutto le aziende con i danni ingenti che ogni anno subiamo. Come aderire? Semplicemente contattando Confcommercio Palermo. Abbiamo a disposizione uno sportello che si dedica a questo, raccoglie tutte le segnalazioni non soltanto di apparecchiature danneggiate, di giornate di inerzia con un conteggio anche del costo del proprio personale dipendente, delle derrate alimentari, parlo per tutti quei bar e ristoranti, pubblici esercizi che sono costretti a buttare migliaia e migliaia d'euro perché dopo poche ore ovviamente non possono essere più consumate. Ecco, questo così come le perdite di dati. Conosco delle aziende che hanno subito il danno della perdita totale dei dati e l'inerzia addirittura di 3 settimane senza poter accedere a un PC perché non c'era più una sola anagrafica. Ecco, tutto questo, quindi ci sono anche dei danni occulti, merita di essere risarcito e comunque abbiamo diritto ad alzare la voce.